Ciao amici, come state? Oggi voglio spiegare come dare scacco matto con due alfieri. È abbastanza facile, ma credo sia vantaggioso impararlo da principiante perché ci aiuta a capire i vantaggi e svantaggi dei pezzi studiando i finali. Perché? Perché non ci sono tanti pezzi sulla scacchiera, quindi ci possiamo focalizzare in un solo pezzo, o in questo caso la coppia degli alfieri. E niente, in questo. La tecnica consiste in tre passi. Il primo è centralizzare i pezzi, tutti i pezzi. Quindi vogliamo arrivare in questa zona con tutti i tre pezzi. E il secondo passo è quello di spingere il re verso un lato della scacchiera. E il terzo e ultimo passo è quello di spingere il re verso un angolo dove daremo scacco matto. Quindi abbiamo completato già il primo passo. Adesso vogliamo, come ho detto, spingere il re in questa direzione e lo facciamo usando il nostro re per aiutare gli alfieri a spostarsi una traversa alla volta in questa direzione. Ah, perché, scusate, già gli alfieri controllano o creano una barriera. Controllano tante caselle, quindi possiamo vedere il potere o la forza della coppia degli alfieri. Il re è già costretto a questa zona e quindi dobbiamo spostare gli alfieri in questa direzione e così il triangolo che creano sarà sempre più piccola. Quindi lo facciamo con il re, l'aiuto del re. Ok, muoviamo prima questo alfiere. Adesso questo, sempre mantenendo la barriera, molto importante, e vediamo già che la zona è molto più piccola, quindi solo una traversa più. Sempre è importante notare che non esiste stallo nella posizione, perché è abbastanza comune tra i principianti, quindi dobbiamo sempre assicurarci che l'avversario, re, ha a disposizione almeno due caselle, no? Sto cercando un esempio di un stallo, però, ok, in questo caso non c'è. Ma abbiamo completato il secondo passo. Il re è bloccato sul lato della scacchiera, solo ha due caselle, perché gli alfieri controllano tutti questi. Qua per esempio alfiere qua sarebbe stallo, no? Perché non sarebbero in scacco i neri sotto scacco, però non avrebbero una casella libera. Quindi adesso vogliamo spingere il re verso un angolo e il nostro re è già qua, quindi questo ci dice che è un po' più facile spingerlo in questa direzione perché vogliamo il nostro re accanto all'angolo dove daremo matto. Quindi se il re fosse qua, spingeremmo il re in questa direzione, però in questo caso in questa direzione. E lo facciamo controllando questa casella. E lo possiamo fare facilmente adesso con questa mossa, perché liberiamo questa casella, controlliamo questo. Quindi questo è stato obbligato, questa mossa. E adesso lo stesso possiamo fare questa per controllare adesso questa casella e forzare questa mossa. Adesso non vogliamo permettere qua, questo non sarebbe così grave, ma muoviamo il re più vicino all'angolo. Sì. E adesso non vogliamo giocare alfiere di 6, per esempio, sarebbe stallo. Quindi è meglio cominciare con l'altro alfiere, sempre lasciando due caselle all'avversario. Adesso è matto in due, però supponiamo che questo alfiere fosse qua. Questo, ok, sì, questo perché in molti casi dobbiamo aspettare, fare una mossa di aspettare, non mi ricordo. Quindi per esempio qua dobbiamo aspettare con questo alfiere, sempre lasciando due caselle.
Ok, e come prima? Abbiamo scacco e scacco matto. Scusate se ho complicato un po' al finale. Quasi sempre c'è questa situazione di dover aspettare, ma in questo caso adesso non c'è stato, quindi volevo mostrare cosa fare. La mossa di aspetta, scusate se non lo dico bene, quindi questo. E niente, spero che sia stato abbastanza chiaro e non dimenticare di iscriverti al canale per altri video così e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!